Anna, ma che diamine ci fai qui? Sto facendo da mangiare. Questo lo vedo, ma cosa ci fai qui a quest'ora? Mi sto... facendo da mangiare. Ma no, ma cosa... Lasciamo stare. Ma ti giuro che mi sto facendo da mangiare. Aspetta un attimo. Fabio. Valerie. Ti richiamo. Vai, ti richiamo io. Ciao, ciao, ciao. Ma cosa ci fai qui? Cosa ci faccio qui? Sto organizzando una rapina. Infatti c'è il furgone che mi sta aspettando con il motore acceso. Adesso vado a... Cosa dici? Dai, scherzo. Cosa ci faccio qui? Adesso, stasera faccio uno spettacolo qui in teatro. Ah, non sei cambiato di una virgola. Beh, però adesso sopra la felpa mi metto la giacca. E invece come stai? Niente, sto andando dai miei, sto bene. Ma dai, ma salutameli, salutameli tanto. E tu, Abbo, bellino, guarda, mi ricordo quando ci aveva tutte quelle tazzine sul davanzale, si guardava la partita. Bellino, Fabio, che persona. Non hai mai conosciuto i miei? No, però immagino siano simpatici. Ho detto magari saluto, magari tu, Abbo, l'avrà vista una partita, avrà messo delle tazzine sul davanzale. Ho detto, va, magari. Ma perché non si scena insieme stasera? Potrebbe essere, perché io sto all'hotel Ariston, che è qui vicino. Lo conosco. Ti tratti bene, eh? Mi tratto un po' meglio. Dai, allora si fa. Ci sarò. Sono contento. Ti trovo bene. Cretina, cretina, cretina! Cinemania, buongiorno. Valerie, sei arrivata? Come? Non potevi chiamarci prima? Fabio! No, guarda, non voglio neanche saperlo, no? Ti va bene, voglio saperlo. Ci sei finita a letto? Ma sei impazzita dopo tutto quello che abbiamo detto, tutto quel discorso, no? Va bene, guarda, una cosa alla volta. Adesso chiama il caratrezzi per la macchina e poi ci sentiamo, mi fai sapere. Va bene? Va bene, ciao. Ciao Diego, come stai? Ti abbiamo riportato il film di ieri sera e se per caso non ci rivedessimo... Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte, va bene? Vai, abbiamo fatto il gioco, io torno in ufficio, quell'altro è il controllo. Adesso devo assolutamente... Oddio. Già. Cosa? Fabio. Sì. Chi? Ma quando è successo? Stanotte. Cosa? Quello che penso io. Sì, purtroppo. Dannazione. Mi spiegate cosa sta succedendo? Fabio è l'ex di Valerie e questa notte ci è finito a letto. Ah, hai capito Valerie, Ti è familiare? E ora che si fa? Andiamo a prenderla. Perfetto. Ma lascia il negozio così? Oggi è chiuso, è giorno di inventario. Te lo dici tu. Che succede? È saltata la luce. Questo lo vedo. Oh no. È un no positivo? Come fa un no ad essere positivo? Da quando in qua sei così saccente? Saccente ci sarai tu. Qual è il problema? Ci hanno appena installato un nuovo sistema di sicurezza, ma ha un piccolo difetto. Dovevano venire ieri sera a sistemarcelo, ma non si sono fatti vivi. Beh, ma è un problema risolvibile, no? Beh, quando salta la corrente si bloccano le porte. Ma basta riattivare il contatore. Allora riattiviamo il contatore. Che però è fuori. Ma che razza di sistema di sicurezza è? Beh, nessuno può entrare. Sì, ma neanche uscire. Allora? È facilmente risolvibile? No. Ma come no? Al telefono mi ha detto di essere un grande professionista. E lo sono. Solo che signorina, questa macchina è un catoccio, fa schifo, non si può fare niente. Oh mio Dio. A meno che... Sì?
Tenga. E quindi? Cosa? La mia auto! È Luna, sono in pausa. Questo coso non va, e nemmeno il telefono. Che cosa stai facendo? Sto cercando campo. Guarda che non devi mica giocare a calcio. E va bene, dai, tranquilli. Dopo 24 ore si dovrebbe disattivare tutto. 24 ore? Dobbiamo stare chiusi qui dentro 24 ore? Ma tranquillo, abbiamo tanti film, li possiamo guardare tutti? Anna! Senza luce non si possono guardare i film! Ah sì, certo, questo lo dici tu! Ma che problema hai? Ma calmo, Steven, calmo! Non dirmi di stare calmo, non dirmi di stare calmo! Siamo perduti, resteremo chiusi qua dentro per... Tornata la luce! È tornata la luce! Apri, 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 apri! Che succede? Non lo so, non funziona! Oh no! E adesso che è tornata la luce li possiamo guardare tutti? Fatemi uscire da qui! Scusi, non si potrebbe dare un'occhiata alla macchina nell'officina? È chiuso. Io capisco, ma visto che è sua, lei potrebbe aprire. Beh, signorina, ma è semiotica, c'è scritto siamo chiusi. Oggi è la festa del San Bagiono, San Mauro, è chiaro? Quindi tutti i negozi del paese sono chiusi, ferie, oh! Io capisco perfettamente e rispetto le vostre festività, ma visto che questa è un'emergenza, potrebbe fare uno strappino, forse? La smetta di ammiccare! La smetta! La smetta! Giù! Buono, giù! 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 Stavo dicendo... La smetta! La smetta! La smetta! Abbassi anche il sopracciglio. Perché, per favore, non può fare uno strappo soltanto per oggi? La porta del... Ah! Di bianco e di rosso vestita, mi faccio chiamar Margherita. Ma che pizza? Niente, il telefono è ancora muto. Ma che pizza? Ragazzi, che ne dite di guardare The Hall? Parla di alcuni ragazzi rinchiusi in un posto strano. Caro Gesù, ti scrivo perché una casa non ce l'ha. Oh, e l'hai, i sopravvissuti ce l'hai? Lunedì per cominciare bene, Mar. Che fai, Steven? Verso l'infinito! E oltre. Sì! No! Comunque, signorina, devo dire notevolmente che è stata fortunata incontrarmi. Chissà dove sarebbe finita se non ci fosse stato io. Probabilmente sarei già sposata con tre figli. Dai, venga, le faccio vedere una cosa. Anche perché c'è stato un problema alla macchina che... Signorina, lei è troppo divertente. Ma che faccia? Comunque la macchina è a posto. Ma lei è impazzito? Mi ha fatto prendere un colpo. Ma perché si è agitato così tanto, signorina? Sia tranquilla, che pe calma! Vuole sapere perché mi agito? Lo vuole sapere perché mi agito? Lasci perdere. Signorina, comunque mi deve pagare! Tenga, prenda questi. Spero le bastino, anche se non si meriterebbe niente. E ora? Me ne andrò riconquistando un po' di dignità. Per favore. Ho il naso gelato, le orecchie gelate, i piedi gelati, la coda gelata. Prendiamo tutti i DVD e facciamo un igloo di film. Anna, già è difficile tenere la carica decente uno buona qui, ti prego. Va bene, vado a dare un'occhiata ai poster.
riconsegnare questo. Oh, grazie a Dio! Siamo liberi, siamo liberi! E vorrei noleggiare anche questo. No, questo no, poi alla fine lei muore. Ragazzi! Ragazzi, non si apre la porta! È rimasto bloccato lì dentro. Ragazzi! Quello è solo la porta, adesso si apre. Verso l'infinito! E oltre!